Il dente della cipolla. È stata una bella scoperta. Eravamo venuti qua qualche anno fa, avevamo visto proprio quelle poche linee e ci siamo innamorati. Non è la solita falesia, non è una falesia mordi fuggi. È un posto ameno, è un luogo in cui non si va solo per scalare. Certo, la roccia non è calcare, è un basalto, qualcosa può rimanere in mano, qualcosa può staccarsi dall'alto. Comunque è una bella scalata, ci sono tanti tiri di classe, belli, validi, che non hanno nulla da invidiare a luoghi molto più famosi, i luoghi deputati della scalata ligure. Inoltre è una falesia molto fresca, è quasi a 1700 metri d'altezza. Un posto in cui andare a provare qualche tiro, in cui andare a passare una bella giornata. C'è un bel rifugio quasi alla base della falesia, a pochi minuti. Il posto è veramente incantevole. Tiri facili per il momento ce ne sono pochi. Indubbiamente sono pochi. Però per una giornata ci sono. Ci sono tanti tiri di media difficoltà, diciamo dal 7 al 7C, e alcuni tiri di 8, alcuni anche da liberare. E insomma, è una falesia un po' per tutti, non proprio per tutte le tasche. La chiodatura è sportiva e non resta che provarla.